Benvenuti a Ducato TV. La disoccupazione, lo sappiamo, colpisce soprattutto i giovani. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono quasi 4.000 i ragazzi alla ricerca di un posto di lavoro. Le storie di Federico e Augustina. Dopo la maturità e il buio. Tanti dubbi per chi deve iscriversi all'università. I consigli e le nuove regole per non sbagliare. Il boom dei cibi biologici. Urbino in prima fila dagli anni 70. Ma sono davvero più salutari? Cronista e showman, Alessandro Sortino svela a Ducato TV i segreti delle sue inchieste. Il picciolo al posto dell'euro, ma solo per due giorni. Federico da Montefeltro compie 591 anni e tornano le monete di allora. Disoccupazione giovanile da record, il 38% è senza lavoro e a Urbino in un anno c'è stato un incremento di oltre il 30% dei ragazzi che si rivolgono al centro per l'impiego. Chi cerca un sogno o vuole fare una vita diversa, è giusto che se ne vada. Ma la mia prospettiva sarebbe quella di andare all'estero, perché secondo me in questo momento il paese offre molto poco. Il lavoro si trova soprattutto facendo cameriere o barman, così. La fuga dall'Italia sembra essere l'unica soluzione rimasta ai giovani in cerca di lavoro. Trovare un'occupazione è sempre più difficile, anche quando alle spalle si hanno anni di studi e il famoso pezzo di carta tra le mani. Urbino, città universitaria e la sua provincia non fanno eccezione. Se facciamo un raffronto tra quanti giovani rispetto all'intero bacino di disoccupati sono presenti nelle nostre banche dati, abbiamo dati che oscillano intorno al 25% per l'anno 2013. Ed è un dato leggermente superiore a quello dell'anno 2012, anno in cui era il 23,5%, come probabilmente consiglio alle persone con cui parlo qui dentro, di intrecciare il più possibile lavoro con formazione. Cioè di non pensare alla formazione come il conseguimento di un titolo che è una patente che poi ti permette di andare nel mercato del lavoro, ma come il luogo della costruzione di un bagaglio. Lo sa bene Agostina, laureata in cooperazione internazionale alla Carlo Bo, oggi titolare della libreria Il Portico di Urbino, dove ha lavorato per anni per mantenersi agli studi. Questa famosa crisi economica non è delle migliori per nessuna attività, però insomma, sono felice di quello che faccio. C'è carenza di lavoro in tutti i settori, è ancora più difficile trovare il lavoro per quello che uno ha studiato, insomma. Quindi bisogna adattarsi molto e spesso anche l'adattarsi non è sufficiente. C'è chi, invece, dopo una laurea in sociologia, ha provato a reinventarsi, ma ancora oggi vive da precario. Ho fatto un po' di tutto, ho fatto il metalmeccanico, che è l'unico che mi ha versato quella settimana di contributi, poi mi sono fatto male. E poi ho fatto il barista, adesso faccio le pulizie in un locale e comunque in tutto questo, cioè in tutta questa mia precarietà, in cui cerco di arrabattarmi, cercare lavoro, c'è sempre la mia famiglia che quando ho bisogno chiamo e mia madre mi manda dei soldi, capito? Che vita, san precario. Bonus maturità, ecco tutto quello che gli studenti non sanno ma che dovrebbero sapere. Sai cos'è il bonus maturità? No. Non c'è un'idea. No. No. Non ne ho idea, sinceramente. È un bonus che comunque gli studenti che sosterranno il test d'ingresso alle università con numero chiuso avranno in funzione anche del voto di maturità. 10 punti per entrare a medicina, architettura o veterinaria. Punti a disposizione di chi supera la maturità con un voto maggiore di 80. È un bonus prezioso da spendere durante i test di ammissione per le facoltà a numero chiuso. Sembrerebbe tutto facile, ma non è così. Gli studenti conosceranno tutti i criteri a giochi fatti, col diploma già in tasca. Il bonus varia da città a città, da istituto a istituto. Dovrebbe esserci una valutazione unificata per tutti. Per esempio, io non ho avuto un percorso scolastico molto buono. Quindi, però secondo me è giusto che io parta comunque con le stesse possibilità degli altri all'università. Non può cambiare da una scuola a un'altra, alla fine sono tutte uguali. Questo bonus comporta ulteriori difficoltà e non mi sembra giusto, mi sembra veramente molto retrograda. Come idea mi sembra che va indietro piuttosto che andare avanti. Abbiamo visto che ci sono molte disparità tra scuole del nord, scuole del centro e scuole del sud, quindi ecco un criterio per
omologare le varie cose, bisogna trovarlo, per cui effettivamente non ci sembra molto giusto. Le nuove regole piacciono poco anche ai rettori. Crediamo che questo possa costituire un forte pregiudizio per la carriera futura degli studenti. Inviare degli studenti all'università già con una, e permetto di chiamarla così, fedina penale, possa costituire un forte pregiudizio, per questo che ci siamo opposti. Adesso però bisogna pensare alla maturità. Nella provincia di Pesaro Urbino, il 19 giugno, saranno impegnati oltre 3.000 studenti. Il consiglio è quello di affrontare con serenità e con impegno questa prova, perché comunque inciderà sulla loro vita futura da tutti i punti di vista, indipendentemente dal bonus che prenderanno. Scusa! Ha messo tutti, dalle gare! Il biologico resiste alla crisi, sempre più persone acquistano prodotti della terra. Ma cosa ne pensano gli urbinati? No, non l'acquisto, perché purtroppo costa caro. Non ci fidiamo. Forse un po' di dubbi ancora. Preferisco eventualmente acquistare direttamente dal contadino di fiducia. Sul biologico c'è ancora un po' di diffidenza e confusione. Proviamo allora a fare chiarezza. Un prodotto biologico è un prodotto che è stato ottenuto da agricoltura biologica e l'agricoltura biologica prevede una coltivazione senza l'utilizzo di sostanze chimiche. I prodotti biologici costano il doppio rispetto a quelli tradizionali. 3 italiani su 4 dichiarano di acquistarli almeno una volta al mese. Un business che vale 3 miliardi di euro. Anche ad Urbino si produce bio. In via Bramante c'è un piccolo negozio che dagli anni 70 vende prodotti di ogni genere, dal pane ai formaggi, dai dolci alla pasta fino alla frutta e alla verdura. Urbino è un po' la capitale del biologico, visto che è nato qua. Quando ancora nessuno sapeva che cosa fosse il biologico, abbiamo iniziato a produrre il biologico, tanto da avere nei primi anni dei sequestri di prodotto finito, quindi di pasta, perché nessuno sapeva cosa potesse essere biologico, che vuol dire che ha una certificazione a monte di tutte le materie prime che si utilizzano. Per alcuni mangiare biologico è una necessità, ma per altri è solo una moda. Il prodotto biologico fa bene come fa bene un prodotto convenzionale, cioè un alimento viene considerato tale nel momento in cui introdotto fornisca all'organismo i principi nutritivi. Questi principi nutritivi sono forniti sia dall'alimento normale, convenzionale, che dall'alimento biologico. L'alimento biologico lo possiamo vedere più ricco di queste sostanze con effetti benefici sull'organismo. Ci è venuto a trovare Alessandro Sortino, ex Iena e cronista del programma Piazza Pulita. Tanti aneddoti e i segreti del suo giornalismo. Quanto è difficile essere freelance in Italia? Sempre meno che dover obbedire a qualcuno. Qual è il suo giornalismo? Si sente più Iena, cronista o showman? Sono un narratore. Quando un giornalista è veramente libero? Quando non invade la realtà con le proprie opinioni, ma si fa le proprie opinioni sulla base dei fatti. Un giornalista può cambiare la società? Se la società non cambia lui, magari sì. Ogni tanto nella banalità del mestiere accade che si può far arrivare una scintilla nella mente, nel cuore di chi ti guarda, ma non è una cosa che accade sempre. Quando io facevo le Iene, non ha più il completo nero e gli occhiali da sole, ma le sue inchieste vanno ancora a segno. Alessandro Sortino, ex Iena e adesso cronista di Piazza Pulita, ha passato una giornata in redazione con noi. Tra un aneddoto e l'altro ha parlato di libertà e giornalismo. Il vero reporter non sta né con i buoni né con i cattivi. Che ne pensa di un inviato di guerra come Quirico? Grandissimo rispetto, è una cosa che non saprei mai fare, non ho abbastanza coraggio. Qual è l'inchiesta che sogna di fare? Sono fissato sulle grandi opere. Ah, ecco, mi piacerebbe ritornare sul Mose. Perché tutti parlano male della TAV, però il Mose è bello incasinato. Io non me ne ero occupato per ieri, però me l'ho lasciato un po' andare. Mi piacerebbe andare a vedere quanti soldi sono stati spesi, com'è finita. Avviene contemporaneamente un altro talk, è quello che avviene su Twitter. Il 7 giugno 1422 nasceva il Duca Federico. Nel fine settimana una rievocazione storica lo ha ricordato, riportando Urbino nel Rinascimento.
Il duca Federico compie 591 anni e per festeggiarlo Urbino ha fatto un salto nel passato. Uno spaccato di mercato quattrocentesco ha preso vita in piazza Rinascimento, proprio di fronte al Palazzo Ducale. Cappelli, vestiti, oggetti di arredo dal sapore lontano sono stati accuratamente ricostruiti dall'Associazione Rievocazioni Storiche. Il duca Federico è nato il 7 giugno del 1422. Quale cosa migliore per commemorare questo avvenimento che la battitura di una sua moneta? Questa monetina è particolare perché sul lato vi è il monogramma del duca e la scritta Federicus Conte, dall'altra nel centro lo stemma di Urbino e la scritta Urvini. Non solo danze, stendardi e costumi d'epoca, ma anche dolci realizzati grazie ai manoscritti originali delle ricette e poi ancora gioielli e antichi papiri. Io sono Claudio, vengo da Fabriano. È un orafo. Un orafo medievale per passione, tentando di fare questo tipo di saldatura, che è una saldatura, un metodo antichissimo, che consiste nel deviare una fiamma con un cannello ad aria. Deviando la fiamma io riesco a sovralimentare il fuoco e a raggiungere delle temperature oltre 1000 gradi. La carta si comincia a fare nel fabrianese intorno a metà del 1200. Il foglio, una volta realizzato, viene messo ad asciugare trasferendolo a un feltro di lana. L'operazione si fa in questa maniera: appoggio, giro, ruoto e a questo punto lo metto a asciugare come se fosse un asciugamano, una felpa. Da dove vieni? Spoleto. Cosa ti è piaciuto di più finora? Guarda, ancora non ho visto tantissimo. Sono rimasta entusiasta dalla rappresentazione dei giochi, che davvero non mi aspettavo, e sono strepitosi. La dama è sensazionale. Il signore che lavora con i gioielli è davvero meraviglioso. Da dove viene lei? Da Roma. Cosa le è piaciuto di più finora? Quello che fa la carta, sì. E anche la sfilata. Cosa ne pensa delle rievocazioni storiche? Penso che siano molto importanti, specialmente per i bambini piccoli. Elena, mia figlia, è colpitissima, è rimasta molto affascinata. Stacca st'ostia, almeno questo lo sento. Buona merenda. Grazie. Questo era il nostro ultimo servizio. Arrivederci da Ducato TV. Potete rivedere il nostro magazine sul sito ifg.uniurb.it.